E allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 25 settembre del 2023, sono le 8 e 35 minuti primi, ora italiana, sono a Napoli. Prendo il mio caffè, pianifico per la giornata, c'è pioggia oggi. Sono qui in un ostello, continuo ad estendere pian piano la mia permanenza, un po' alla volta, perché a differenza di ciò che si pensa, io non è che sia venuto qua con particolari propositi, io sono venuto qui a fare un poco di vacanza, ecco, per riconnettermi a quelle radici famose di 45 anni or sono, quando ci sono nato in questa città. Di tanto in tanto lo faccio, ma notavo che magari probabilmente ci fosse, come se ci fosse l'interesse parallelo di qualcuno a rallentarmi. Io ho tutto il tempo che madre natura mi vorrà dare. Talvolta voglio farlo anche un poco provocatorio il video, voglio sembrare il saccente della situazione, va bene? Anche per andare un po' a fare il trigger, perché ci sono persone che mi fanno il trigger a me, cioè nel senso mi vogliono andare a fare questa sorta di esperimento sociale, come il soggetto reagisce agli stimoli esterni. Beh, ce ne vuole, uè, ce ne vuole, dico, perché me ne hanno fatte tante. Allora dico, come promesso ieri sera, nel mio post presonno, quello là che poi io vado a fare una sorta di anticipazione, ieri mi sono astenuto dal fare video perché era domenica, sono stato su al Vomero, oppure al Vomero, perché poi ci sono un sacco di stranieri che sbagliano a mettere gli accenti, lo chiamano Vomero. Io sono stato su, ho cantato un pochino, tanto per farmi vedere, perché tanto di cantare così in pubblico per strada, dico, mi propongono i locali talvolta, quando mi vorranno chiamare io sono pronto, dico. Ieri sera ho fatto questo post ed accennavo a questo famoso spionaggio medico. Non mi si prenda la lettera, che poi spionaggio, però c'è qualcosa che non mi quadra, perché poi io sono come, una volta fecero un'intervista a Licio Gelli e disse: la P2 arriva a tutti. E beh, io devo arrivare un po' a tutti. Mi capitò una volta a York che mi venne prescritto un medicinale, uno dei tanti vari, perché poi fanno quella sorta di, ti usano come cavia, come il guinea pig. Ti danno un medicinale, vediamo se va bene, vediamo per cosa, perché. Cosa che in Italia non succede. Perché in Italia la professione medica, talvolta sì, ci sta la persona che quel famoso giuramento di Ippocrate lo prende un po' sotto gamba, però dico, in Inghilterra che fanno? Prendono gli studenti di università che non hanno magari neanche finito il ciclo di tutti gli esami, eccetera, e dicono: vabbè, cura, guardami questo paziente. Questo qua tira conclusione così, senza sapere, beh, ti dà un medicinale, vediamo se va. Ti danno un medicinale sbagliato, magari invece di darti un medicinale per calmarti, ti danno un medicinale per il cuore e ci vuoi rischiare l'infarto. Per fortuna, talvolta io sono intelligente, mi vado a leggere il bugiardino, che quella descrizione ben accurata delle potenziali controindicazioni, effetti collaterali, a chi va somministrato, quante volte, bla 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 bla. Un bel giorno che cosa successe? Parlo di tempo fa. Mi recai in uno studio medico dove io ero registrato e credo che abbiano ancora di là, ma lei a York. Mi fecero parlare con un medico italiano. Dico, italiano. Io lo vorrei far vedere perché io da qualche parte dovrei avercela ancora. Ma senza beh, perché io poi non voglio fare polemiche, io voglio soltanto far chiarire le idee alle persone. Che io arrivo a tutti. Io arrivo a tutti.
Ci rido su perché io sono una persona determinata, diversamente da quello che si vuole far credere di me. Non sono neanche tanto stupido. Allora, andai in questo studio medico e... Dove sta? Dove sta? Vediamo un po' dove sta. Dove dovrei? Eccolo qua. Da qui si evince praticamente il mio NHS number. Comunque... ce l'ho conservata io. Andai da questo medico ad esporre, medico italiano, chissà perché poi viene da Castellammare di Stabia. Mi prescrisse per una lesione a un nervo spinale, e come se io non so il principio attivo del Viagra. Per constatare cosa? Per constatare cosa? Qui sono numeri, questi qua. A Napoli c'è la Cabala. Si giocheranno i numeri su queste cose. Perché dico, io ho un problema al nervo sciatico. Per valutare se effettivamente ci sono delle. Non ho delle. Che hanno. Qualcosa che ha influito sull'apparato riproduttore maschile, tu mi vai a prescrivere Viagra? Dico, Sinefradil, qualcosa del genere, Sinsefradil, qualcosa che poi bradissimi dissero, me lo firmò, me lo prescrisse con il nome di un medico inglese. Dico, non voglio fare io polemica, ma io non credo che, cioè, se una persona va a chiedere, io voglio ho un problema alla schiena, tu mi dai Viagra? Io lo dissi, ma io che poi questo Viagra mai preso, perché poi non l'ho preso. Dissi, dottore, guardi, che io non ho neanche una fidanzata, non ho neanche una compagna con cui poi metterlo a punto questo Viagra qui. E disse, vabbè, fai da te, fai un po' da te, autoerotismo. Dico, che io vado ad analizzare, che mi si vuol far passare con la persona che ha bisogno del Viagra? A 41 anni, a 42 anni, io tuttora che non ho fidanzata, ma di queste cose non ne sento né bisogno di niente. Al massimo, ecco, posso aver accusato l'avanzare degli anni rispetto a quando ne avevo 20, di quando ne avevo 25. Certo, non sono mica Terminator. Ad ogni modo, volevo richiamare l'attenzione della comunità scientifico-medica. Quelle famose persone che hanno aiutato la comunità a scrivere il DSM, tutti quei parametri, quelle cose, le discipline mediche, le prescrizioni medicinali, la posologia, l'anamnesi, come si fanno queste cose qui, perché poi qualcosa lo so. Bene, allora. Io credo che per tracciare un tuo profilo da medico straniero sul territorio italiano, tu debba avere una sacrosantissima. Che poi non è sacrosantissimo, ma una riconosciuta abilitazione. Bene? Tu non mi puoi mandare per ipotesi, perché è contro l'etica professionale, quel serpentello a doppio che sembra la spada di Conan il Barbaro, del ministro della Sanità, quella cosa che i due serpentelli che si guardano lì, sembra la spada di Conan il Barbaro, però invece è il simbolo della sanità. Non della sanità, il quartiere, simbolo della sanità, della medicina, ok? Se mi viene una persona che dico dal Portogallo, una persona dalla Spagna, una persona dalla Francia, una persona dalla Germania, una persona dall'Olanda, una persona dall'Inghilterra, una persona dalla Russia, una persona dalla Cecoslovacchia, una persona da qui, tracciano i loro profili, magari c'hanno qualche persona che mantiene il filo, che è connivente. E io in ogni paese che vado mi trovo una diagnosi di là, una diagnosi di qua, una diagnosi di là, senza neanche esserci stato. Dico, me le faccio queste domande perché il dubbio mi viene. Ma io vorrei capire, ma chi gestisce gli hotel, chi gestisce gli ostelli, chi gestisce le strutture? Ospitalizi, no, di ospitalità dico, di ospitalità dove ci sono turisti. Ma
ma le guardano le statistiche. È mai possibile che laddove, che c'è una calamita, io laddove vado arrivano prenotazioni incredibili di medici, di questo, di quello, psicologi che vengono a fare le loro tracce, i loro, come si dice, a tracciare i loro profili, a tagli. Non si può, non si pote, perché se proprio io dovessi essere messo a fare, come si dice, quello, il profilo psicologico, come il profilo psicologico, qualcosa del genere, se qualcuno volesse farmi un'analisi della personalità, in primo luogo ti devi presentare, in secondo luogo magari dovrei essere io convocato in uno studio medico, che mi vedi qui mentre sto magari dando una ripulita al giardino, mi va un chiodo sotto al piede, inizio ad andare in escandescenza e tu che scrivi? Quello il ragazzo ha bisogno del... per dire una cosa che... il Valium, cioè scrivi una cosa così per trai conclusioni così, come si suol dire a Napoli, a capembrella, dico, non si fa. Non è una cosa normale per quanto mi riguarda, perché poi io mi trovo in un altro paese, che andai in un ospedale, perché andai di pronto soccorso, perché in un contesto lavorativo mi misero talmente tanta di quella pressione addosso, dissi, mi si può dare anche due pillolette per calmarmi un attimo, avrei potuto andare in farmacia a prendere gli estratti di valeriana, prenderne sei invece che due e calmarmi, abbattermi come la camomilla, quello che cosa mi va a prescrivere, una cosa per il cuore. Dico, vuoi vedere che tra qui e di lì e in mezzo si buttano le persone e fanno apparire la cosa come se io non mi fossi accorto della cosa, probabilmente ci sarei restato secco. Un po' come si fu fatta, perché poi ho l'impressione che qualcuno mi stia guardando. Non ho gli occhiali da sole, perché nessuno non ce n'è, ma ho gli occhiali da vista, perché chi ha studiato casi di cronaca italiana, ovvero il mostro di Firenze, al Pacciani fu prescritto un medicinale che era controindicato per le sue patologie in essere, pregresse, eccetera. Infatti ha salutato tutti perché era un personaggio scomodo. Dico, se tu mi prescrivi una cosa che in quel momento per me o non serve o è controindicata addirittura, perché se tu mi dai un qualcosa per il cuore, quando io ti sto chiedendo una cosa per... o mi dai il Viagra per una cosa che non ci azzecca proprio, dico, che ci azzecca, come diceva, che ci azzecca, dico, allora dico, che facciamo? Mi si vuole usare, che poi alla fine, l'ho detto anche ieri, mi hanno buttato, qui a Napoli sono molto scaramantici in questo, lo voglio far capire, io non ne faccio di queste cose, io al massimo le studio, il fatto della famosa iattura, la iastemma, il... l'occhio secco, la cosa che dice, ecco, me ne hanno buttate tante, ma io, in inglese si dice, it backfires, cioè ci torna indietro, perché me ne hanno, secondo me, talmente che me ne hanno buttate, che ho costituito, l'organismo mio ha sviluppato degli anticorpi anche in quello, perché poi fondamentalmente è difficile, ma me più che altro dopo è la stanchezza, perché... E la stanchezza che sto parlando, come diceva la buonanima di una persona di famiglia, sto facendo la schiuma in bocca, che a forza di patate si crea questa... Vabbè, scherzo, io non mi voglio prendere molto su, voglio rendere i miei video anche un pochettino piacevoli, perché parlare poi sempre delle stesse cose, bla 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 bla, la gente si stanca, allora ogni tanto faccio la battuta per renderli un po' più piacevoli, simpatici, carini, un po' più divertenti, ok? Un po' neanche comici, neanche goliardici, ma dico, se non altro facevo pure una risata, il medico che mi guarda di là dice, guarda questi maledetti che cosa stanno facendo, che somministrano per medicinali come prove, test, capi, bra 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 bra, si fa pure una risata, dico. Mettiamo un attimo da parte questo, e nella mia vita... constatavo personalmente che c'è anche, non il ritorno di fiamma di vecchie fiamme, ci sono persone, vecchie fiamme, ma vecchie, spente, carbonizzate, che tentano di andare un pochettino a depistare, inficiare,
turbare attraverso l'utilizzo di burattini, burattine, per mettere in difficoltà. Dico, mi viene in mente, mi sovviene, mi ritorna alla mente un caso particolare di, credo, io lo ricollego a un potenziale stalking. Lo ricollego a un potenziale stalking, perché potrebbe essere uno stalking, perché io dico, quando un investigatore, quando un ispettore, quando un agente di queste persone che fanno, diciamo, gli inquirenti, ovviamente la coincidenza non è, però tu dici una coincidenza, due coincidenze, tre coincidenze, quattro coincidenze, cinque, sei, sette, otto, tu analizzi, è mai possibile che, questo si parla del 2003-2004, io mi trovavo in quel dell'Olanda, così serenamente a lavorare, e all'improvviso, così voglio fare un po' poetico, nel mezzo del cammin della mia vita mi ritrovai che cosa? Una persona nell'ufficio di una persona che era collegata, ed è vero, dovete andare a controllare la Randstad. La Randstad è il mercato dei fiori, qualcosa del genere. Una coincidenza che lì per lì, mi lasciò basito, interdetto, esterrefatto, perché si faceva una strana coincidenza, cosa? Dico, vuoi vedere che questa cosa che io sto poi constatando adesso, personalmente, non dico che non mi sento perseguitato, che ci sono le persone che mi spiano, perché qua si tende a fare questa cosa, la persona vede i mostri dappertutto, cioè tutti i nemici nel mondo. No, io nemici nel mondo non c'è, c'ho persone, cioè sono state persone che magari forse collegate anche a un contesto familiare, che dico, possibile mai che quella altre. Allora mi riconnetto. Perché c'è stato un disturbo. Possibile mai che ce ne sono state di questo tipo di interferenze? Vorrei ricollegarmi, perché stranamente mi arrivano telefonate alle quali poi dopo mi arrivano telefonate, adesso stanno imparando che praticamente quando faccio i video mi fanno lo squillo, è come se il video però c'è il resume. Allora, voglio rifarmi a una mia, poi se ci sono dei dettagli da aggiungere lì, aggiungerò in seguito nel mio nuovo video. Mi trovavo tanto tempo fa, perché io feci dei corsi di formazione, di corsi di preparazione, ma seri erano, cioè seri, io li presi seriamente, c'è chi non li prende tanto seriamente, per salire, diciamo, ad essere non arruolato, per essere ingaggiato per avere un lavoro a bordo delle navi. E lo voglio dire questo senza fare nomi, ma lasciando intendere che io poi ho capito tutto. Io non credo che 15 giorni prima o 20 giorni prima di un potenziale imbarco mi si viene a portare l'aggiornamento. E guarda che comunque non c'è più bisogno del diploma, ma hai bisogno della laurea per salire in questa posizione come allievo commissario di bordo, che poi non è vero, perché ci sono persone che addirittura hanno semplicemente un diploma, poi c'è l'equipollenza, ovvero qualcosa di con l'esperienza, ecco, che ti equivale a 6 mesi di esperienza fatta in hotel, tra cassa, ristorante, servizio ai tavoli, eccetera, eccetera, assistenza clienti, che ti fa salire a bordo come allievo commissario, poi le impari le cose a bordo. E già lì la cosa mi sembrava un po' così. Dico, andai a parlare con questo capitano, che secondo me è stato anche un attimino, non lo so, io non voglio portare avanti, non voglio azzardare nessun tipo di conclusione. E mi disse,
Guarda che poi le cabine a bordo sono con quattro persone, come se qualcuno avesse riferito che io non volevo, non avessi voluto dormire con altre persone nella stanza. Io ci dormo, sono un ostello, l'ho sempre fatto. Però tu però non ti devi fare venire le turbe. Ma quali turbe, dico? C'è qualcuno che ti mette le pulce nell'orecchio, caro capitano, comandante? Io credo. Ma lo voglio dire, che a questa persona, comandante, non arrivò neanche il mio curriculum vero e proprio, perché se fosse arrivato il mio curriculum dell'epoca, certo non è aggiornato come adesso, ma sicuramente avrebbe detto, aspetta, fammi constatare personalmente se questa persona mi parla inglese, perché lui me lo disse, ma tu parli inglese fluente, un fluente, quelli poi ti testano. Io ricordo todos. Ad ogni modo. Non voglio fare la parte del paranoico perché altrimenti mi viene il tipo qua, mi viene qualche capoccione. Tu hai bisogno di essere un po' stopetiato, ecco, per dire. Ma no, non voglio fare il paranoico perché io non sono per niente paranoico. Non sono paranoico io, non ho neanche queste manie di persecuzione perché ho le cose. È possibile mai, dico, è possibile mai. Che le problematiche della vita regolare, sociale, ogni tanto se ne vengono e quello non si sa gestire, quello non si sa lavare, quello non si sa fare, io faccio tutto da me. Dico, è possibile mai che tutte queste cose mi arrivano dall'opposizione rispetto alla corrente politica in questo momento, cioè, come si dice? Cioè, destra, sinistra, tutte quelle persone, ma vuoi vedere che dico c'è qualcuno a quale brucia il mazzettino e mi prende come. Mi vuole un po' così. Non si può fare una cosa del genere perché la professione medica non può essere influenzata dall'opinione politica, ma pure se fosse sportiva, ma anche se fosse religiosa, ma pure se fosse criminale, tu non lo puoi fare. C'è il famoso giuramento di Ippocrate. Allora, questo famoso giuramento di Ippocrate, lo ripeto sempre. È un qualcosa che. Ha il diritto, dritto e rovescio. Questo giuramento di Ippocrate, quando ve la dà la professione, l'abilità, ve la può pure togliere, dico, attenzione perché io non è qui voglio fare, tanto la vita già me l'hanno rovinata, ma me l'hanno rovinata da tanto tanto tempo. E continuano nei loro tentativi, talvolta vani, di mettermi in difficoltà, di farmi apparire come la persona. Che magari quella la persona non sa farsi, ecco, non sa far valere le proprie ragioni. E talvolta che cosa succede? Che questi famosi burattinai mi mandano magari una signorina a rompermi un po' le palline. Allora io sai che faccio? Invece di prendere discussione dico che okay, ciao. Ecco. E allora da un lato io evito la discussione con chi potenzialmente potrebbe poi accusarti. Quello è un fetentone perché ha alzato la voce con una gentilsignora. Se poi evito la discussione, quello poi non sa far valere i propri diritti, non sa far valere le proprie ragioni. Allora, momente, come uscirsene da questa cosa? Io mi sto organizzando per svolgere un mio lavoro in autonomia, come si chiama là? Nel Regno Unito si dice self-employed, ovvero libero professionista, circa, una persona che si trova il lavoro, si paga le tasse. Io ho capito tutto di questa farsa, perché sulla mia vita ci hanno speculato professionisti, assistenti, vice assistenti. Potenziali abbordabili, abbordabili non abbordabili, potenziali candidati ad essere presi a lavorare sulle navi, perché ci hanno giocato un po' tutti, senza poi andare, lo voglio dire, lo farò in seguito a menzionare un particolare di una donna che incontrai tempo fa. Tema,
all'epoca dei dinosauri più o meno. Cioè, davvero, tempo, tempo. Volta e rivolta, gira e rigira, vado a vedere, vado a cercare, vado a tentare di capire una persona. L'ho incontrata così per caso, una fortuita combinazione, una coincidenzola, coincidenza, ed era collegata per vie traverse con i miei familiari. Ora sentitemi bene, che se andassero a controllare il mio viaggio a Praga nel 2013-14, ho preso la Lufthansa. Se andassero le autorità portuali, aeroportuali, se andassero a controllare tutti i database, perché io poi dico, occhio, vuoi vedere che quella coincidenza non è stata poi tanto una coincidenzola? Beh, perciò dico, sono vecchie fiamme che magari tentano di ritornare, ma quelle sono carbonizzate già. Basta, perché poi alla fine. Io ho il sentore che qualcuno mi segue, quest'oggi lo sto facendo la cosa un po' più professionale con l'occhialino. Io ho il sentore che tu mi stia guardando. Però senza prendere in giro, perché io non faccio sfottò, io non faccio prese in giro nei confronti di professionisti che siano da un lato o dall'altro, che sia un criminologo o il capo di una squadra antimostro. Io non faccio sfottò, io prendo esempio, perché poi alla fine se si facesse uno screening di tutto, però di tutto, di tutto, inizierebbero a saltare fuori tante pi, pi, tanti piccoli dettagli che per forza di cose molte persone coinvolte sono costrette a coprire, confutare, nascondere, negare. Fino all'evidenza, ma poi se tu mi vai a vedere i viaggi di persone che durante la pandemia si sono spostate di qui, si sono spostate di là, che chi viene là, chi va là, chi va là, chi va là, un palo qua, un palo là, un palo qua, un palo là, un palo qua, i pali tutti quanti li state prendendo voi, che io no. Bene? Buona giornata, al mio prossimo video. Questo è stato lungo, interrotto in un paio di circostanze, un paio di momenti da una telefonata che adesso vado a fare, magari non mi rispondono, o magari dicono, dove vai, dove vi rispondo? Mi dispiace, io non ho il fiato sul collo, lo voglio dire, io sono come Licio Gelli. Arriva a tutti, io arrivo a tutti. Momento. Al mio prossimo video. Angelo Grande. No, io sono qui a Napoli, vedete, questo è un ostello che, ripeto, sto pagando di tasca mia. Non è che me lo sta pagando qualche università, né me lo sta pagando qualche ente ecclesiastico, né qualche assistenza sociale, lo sto pagando io. Quindi, qualora qualcuno avesse preteso o andasse a pretendere, soldi magari o me li danno indietro o se li fanno dare gli altri indietro. Chiaro? Perché non voglio, mi hanno forse fatto entrare in qualche situazione molto particolare, ad ogni modo. Adesso termino questo video e vado a richiamare la persona che mi ha contattato prima. Io credo di aver capito chi è. E allora, al mio prossimo video.